Il gruppo lo tieni quando c'è l'aspetto meritocratico e quando ogni decisione viene presa a prescindere dalla qualità e la quantità del calciatore. Io, fiero e orgoglioso di essere Ezio Gawa. Nel 98 io allenavo un giocatore che si chiamava Gioacchino Crisciandaro, uno degli attaccanti più forti che la storia calcistica italiana, quantomeno di terza serie, ha potuto conoscere. Il popolo biancoblu gridava Crisciandaro, non si cantava Cavese. Io lo mandai via. Lo pagai 100 milioni a gennaio dall'Avellino, quindi una cifra. Che significa?